E benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovissimo... Cavolo è che sta bussando? Non c'è nessuno. Aspettate un attimo. Ma che diamine... Ma prima un piccolo regalo per voi. Volevo regalarvi un mese gratis di Amazon Music, dove trovate miliardi di canzoni online e offline. Vi basta aprire il link che vi ho messo nella descrizione con il vostro telefono o con il computer e iscriversi. Ora vi lascio con il video. Ma che roba è questa? Mi è arrivato uno strano pacco, ragazzi. C'è scritto Cina. No, non ditemi che è arrivato il telefono di Wish. Vi ricordate di questo, ragazzi? Il telefono di Wish a 25 euro. Il telefono futuristico così bello, meno costoso su Wish. Scontato da 345 a 25 euro. 64 GB, 8 core. Un telefono ed uno schermo così fantastico. Com'è possibile per così poco? Il telefono è qui, ragazzi. Partiamo con l'unboxing. Sto per aprire la scatola contenente il telefono touch meno costoso di Wish. Aspettate, prima però ragazzi dovete spaccare sto video di mi piace e raggiungiamo 10.000 mi piace per un altro acquisto folle su Wish. Magari posso comprare ancora un altro telefono o anche un tablet o un computer, qualsiasi cosa mi scrivete qua sotto nei commenti. Il contenuto di questa scatola non è stato modificato in alcun modo. Vediamo quello che c'è dentro. What? Aspettate un attimo. Prima di tutto c'è un caricatore, cioè così messo a cazzo. Ma io mi chiedo, in tutto questo, dov'è la scatola del telefono? Da quando sono nato, ogni telefono che ho acquistato ha avuto sempre la sua scatola. Telefono che compri, scatola che hai. Ora, con questo telefono di Wish, non ditemi che la scatola è questa e che è tutto sparso qui dentro. Ok, quindi prima di tutto troviamo questo caricatore molto piccolo. Va bene, vediamo che cos'altro c'è qui dentro. Che cos'è sta roba? Cioè, non ci credo, con 25 euro mi hanno dato anche una custodia per il telefono. Fantastico. Ok, queste sono le cuffie. C'è perfino il cavetto per la ricarica, ma che carini. Ed infine, cos'altro rimane in questa scatola? Ok ragazzi, liberiamo il tavolo da tutta sta roba. Iniziamo lo sbustamento. Qui è contenuto, immagino, il telefono, il pezzo forte. Eccolo qui, il telefono comprato su Wish a 25 euro. Ma che diamine di colori ha? Ah, caspita, a primo impatto sembra addirittura bello. Cioè, fighissimo, tre telecamere, flash e così bello esteticamente a solo 25 euro. Dov'è l'inghippo? Togliamo sta pellicola. Ma sta cosa va tolta o è tipo una protezione? Vabbè, boh, non ci interessa. Noi la togliamo. Vediamo un po'. Ma che cazzo è sta merda? Aspettate. Allora, rimuoviamo la pellicola davanti e... C'è quel quadro che non mi cosa. Non vedevo questi tasti stampati sullo schermo da anni. Oddio no ragazzi, non ce la faccio. Guardate qua che roba. Il pulsantino della home non è nemmeno messo al centro. È tutto spostato un po' a destra. Come può una persona normale usare sto telefono e vedere sempre questi pulsantini spostati più a destra e non messi al centro? Perché avete fatto questo? Ma dove cazzo sta il buco per la ricarica? Intanto qui si vedono gli arcobaleni. Qui intanto abbiamo tipo anche un altro bordo nascosto. Cioè non capisco perché c'è nero qua, grigio qua e poi lo schermo. Peraltro fotocamera frontale, altra fotocamera con flash. Ma che cos'è questo buco qui? No ragazzi, questo buco non è una fotocamera. Che diamine è? Non ditemi che è l'altoparlante. E poi perché cazzo
fotocamera frontale ha il flash. Ecco qui il buco per il cavo della ricarica, con anche il jack per le cuffie. Fantastico, anche se devo dire che messo qua sopra è un po' scomodo. Beh ragazzi, non so che altro dirvi. Cioè, uno lo guarda da dietro, sembra quasi bello. Voglio vedere proprio la qualità di ste tre telecamere. Poi lo giri davanti e vedi sto coso con i doppi bordi orribili. Fermi tutti, perché è arrivato il momento dell'accensione. Dove cazzo sta il pulsante? Accendiamolo. Welcome. Sto vedendo tipo una schermata troppo brutta. Vediamo che cosa succede. Animazioni un po' da rivedere. Vi giuro che questi bordi grigi intorno sono bruttissimi. Non so perché diamine l'hanno messi. Forse volevano far sembrare lo schermo più grande di quello che è. Sì, intanto qua passano gli anni, ma il telefono... Oh, ce l'abbiamo fatta. Cioè, uno, no, vede sto telefono, dici, cazzo, telefono con tre telecamere, così figo, con sti colori, con sto effetto, lo giri, vedi sta merda. E poi, che cazzo di impronte digitali si fanno sopra sto schermo? Sta pellicola protettiva è di alta qualità, mi dicevano. Diamo una bella pulita. No vabbè ragazzi, mi è venuta un'idea fantastica. Allora, attiviamo il telefono. Io vi giuro che se sto video raggiunge i 10.000 mi piace, vi porto sul canale 24 ore con il telefono meno costoso di Wish e vediamo che cosa succede. No, aspettate, ma che cos'è sto suono? Ok, è il suono più orribile che abbia mai sentito per sbloccare il telefono, ma anche quello di blocco non è da meno. Bellissimo, sembra tipo che scatta una foto. Ok, allora, vediamo un po' questo telefono, che cosa offre. Cioè, ma... ok, è tutto qui, perfetto, vediamo un po' il menu. Oh, abbiamo già installato WhatsApp. Sono già un po' di applicazioni, flashlight. Aspettate, vi faccio vedere la potenza di questa torcia del mio telefono. Ora è accesa. Adesso è spenta, accesa, spenta. Quasi non cambia nulla, cioè è di una potenza veramente ridicola. E poi lampeggia, non è una cosa fissa, fa... La vibrazione fa un suono stranissimo. Sembra che sta per esplodere. Quando tu compri un nuovo telefono Android, di solito devi fare un'impostazione iniziale, mettere i tuoi dati, il tuo account Google e tutto il resto. Che cazzo è sta cosa giapponese? Oh mio Dio, c'è una canzone giapponese? Ah, ok, aspettate un secondo. Dicevo, quando... Ma che cazzo è sta tizia? Va bene, quando tu compri un nuovo telefono, in teoria dovresti fare la configurazione, mettere il tuo account Google e tutto il resto. Perché qui non mi ha fatto fare assolutamente nulla? Cioè, il telefono era già preimpostato con i dati di qualcun altro, non lo so. Sentiamo qua. Ah, questo sarebbe il massimo. Permettetemi di testare la qualità dell'audio con le cuffie su questo telefono, perché magari uno lo vuole ascoltare con appunto le cuffie, magari quando va in palestra. Oh mio Dio, sembrano le cuffie che ti danno tipo a quegli autobus turistici che ti rubano un sacco di soldi. Vabbè, perfetto. Mi sembra di essere tornato indietro di 50 anni, quindi testiamo la qualità. Cioè, sembra tipo che c'è un effetto eco perenne. Spero che questo sia dovuto alle cuffie e non al telefono, ma penso sia colpa di entrambi. Intanto stavo notando la qualità di questi pulsanti. Non lo so, vedo tipo pezzi di plastica che si sono mezzi sganciati. Vi giuro che se uno si mette a vedere sto telefono nei particolari... Qualcuno mi dice che cazzo è sto coso nero. Perché c'è un puntino nero che non serve a niente? Ma queste tre telecamere saranno vere o finte? Ok, allora, vediamo se c'è anche qualche foto, così posso farvi vedere la qualità dello schermo. A parte che, insomma, direi che già si vede abbastanza così, non è proprio il massimo. Face lock. Ok, mi immagino quanto possa essere... di qualità. Sicuro lo sblocco con il riconoscimento del viso. Abbiamo calcolatrice. Ok, ci sono le solite applicazioni che, devo dire, per il costo di 25 euro, vanno anche abbastanza bene. Certo, il telefono è un po' laggoso come vedete, però per 25 euro, che cazzo si è aperto? Si è aperto adesso WhatsApp? Ce l'ho aperto tipo 20 minuti fa. Si è aperto ora. Ah, ragazzi, sto per fare una cosa molto brutta. Sto per testare la fotocamera. Stavo cercando di vedere quanti megapixel avesse sta fotocamera, ma non c'è scritto assolutamente nulla. Questa è la telecamera, ragazzi. Ah, proviamo anche la fotocamera frontale. Olè!
Ma non si vede un... Non si vede proprio niente, ragazzi, è orribile. Allora, voglio fare una foto con entrambi i telefoni. Fatemi andare un po' indietro, così vediamo le differenze. Questa la faccio con il telefono di Wish, perfetto. E questa la facciamo con il Mi Note 10. Caspita, devo dire che il risultato finale non è nemmeno così male. Mi aspettavo molto di peggio. Cioè, per 25 euro fa delle foto da Dio, questo devo ammetterlo. Proviamo a farci un selfie. Ok, beh, per la fotocamera frontale, nonostante abbia usato il piccolo flash, vi faccio vedere. Devo dire che la qualità fa abbastanza cagare. Guardate, scatto una foto con il flash davanti che non ha usato. Guardate qui. Yeah! Non so quanto possa essere utile. Comunque ragazzi, allora, per il momento voglio terminare questa recensione così. Però vi dico che c'è anche molto altro da farvi vedere. Proprio per questo ragazzi, se raggiungiamo 10.000 mi piace, vi porto il vlog giornaliero 24 ore con il telefono meno costoso di Wish. Non so se mi fa bene tenerlo così vicino alla testa, potrebbe emanare radiazioni letali tipo Chernobyl. Quindi ragazzi, spaccate sto video di mi piace a 10.000 mi piace, proveremo anche a giocarci, a usarlo per un giorno, trovare tutti i difetti, vediamo se è utilizzabile questo coso per una giornata, se resisterò, sono veramente curioso. Quindi spaccate sto video di mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, seguitemi sul mio profilo Instagram, mi trovate con il nome di Golden Jumpy e noi ci vediamo alla prossima. Io devo sbarazzarmi di questo telefono.